Ciao a tutti ragazzi, io sono Ryzen, questo è Mixtube ed oggi siamo qui per affrontare un bellissimo argomento di attualità, e cioè le norme che da oggi YouTube renderà effettive sul canale. Devo fare una piccola premessa. Questo video è nato perché avevo previsto la creazione di queste norme 4 anni fa. E quindi in 4 anni ho sviluppato delle potenziali strade che queste norme potrebbero intraprendere. E vorrei condividere con voi qualcosa. Ovviamente scambiandoci i pareri, le opinioni, quello che potrebbe andare bene, quello che potrebbe andare storto. Però iniziamo subito. Partirò subito da 2 delle norme che mi interessano di più, quelle che avrebbero potenzialmente delle conseguenze un po' più marcate, e cioè il diritto di YouTube di monetizzare su tutti i video presenti sulla piattaforma e il pagamento di royalty o trattenute fiscali sui guadagni di YouTube. Questi sono i 2 punti che io andrò ad analizzare e su cui darò delle previsioni personali. Dunque, parto subito dal punto delle royalty e dei pagamenti. Se fossimo americani, questo sarebbe bello, perché in pratica tutti i soldi che ci arrivano da YouTube, dalla monetizzazione di YouTube, da non fraintendere con le partite IVA, con i lavori esterni. Perché se uno si apre la partita IVA, probabilmente perché lavora con altri settori e YouTube rientra nei guadagni. Io dico solo i guadagni di YouTube, e cioè 1000 iscritti, attivi la monetizzazione e ti arrivano i soldi, fatta in breve. Cosa può comportare questa cosa? Teoricamente i guadagni dovrebbero essere al netto delle trattenute fiscali, e quindi quello che ci arriva dovrebbe essere pulito. Perché uso il dovrebbe? Dovrebbe perché io sono italiano, noi siamo italiani e diciamo che in Italia non siamo propriamente conosciuti per la trasparenza fiscale. Quindi una delle mie previsioni è che niente, l'Italia si inventerà una sovrattassa e quindi tutti quelli che guadagnano 10 euro se ne ritroveranno in tasca 5. Che per me non è ancora un problema, visto che 1000 iscritti non li ho neanche visti da lontano, però per qualcuno che investe, paga gli stipendi ai dipendenti, questo potrebbe diventare un potenziale problema. Perché anche se hai la partita IVA e quindi i guadagni di YouTube finiscono in mezzo al guadagno totale di tutte le tue attività, i soldi che ti arrivano sono già con la trattenuta fiscale e con le tasse pagate. Quindi sostanzialmente ti trovi a dover pagare una tassa sulle tasse. Quindi a te arriva il pulito, il netto che dovresti metterti in tasca, ma in realtà ti trovi una tassa per sopra e quindi i guadagni scendono. Questo cosa comporta nei confronti di chi ha dipendenti, nei confronti di chi ha delle spese per mantenere il canale, che dovrà produrre più video? Oppure dovrà produrre un po' di più per guadagnare lo stesso o per guadagnare un po' di più. Quindi questo è più un problema per chi investe denaro importante per la creazione dei video. Il che ci ricollega al punto numero 1. YouTube, da oggi, può monetizzare su tutti i video della piattaforma. Come vi ho già detto nel video precedente, cioè come crescere davvero su YouTube, questa mossa a molteplici sviluppi. Partiamo dal più blando, la sensibilizzazione del pubblico alla monetizzazione, e cioè sotto tutti i video potenzialmente vedremo la pubblicità. Questo può essere molto positivo per chi si ritrova ad attivare la monetizzazione ai 1000 iscritti e ha paura che il proprio pubblico non la prenda bene. Quindi avendo un pubblico già abituato a vedere la pubblicità sul tuo canale, quando raggiungi 1000 iscritti la pubblicità rimane, cambia semplicemente il destinatario di quei guadagni. La cosa più seria e su cui vorrei portare l'attenzione e il dialogo con voi è invece la seguente.
Facendo questa mossa, YouTube potrebbe tranquillamente togliere dal piedistallo tutti i creator maggiori, e cioè togliergli il potere decisionale, il potere di gestire, di muovere, di far crescere un argomento, di indicizzare un argomento, insomma. E questo mi fa molto ridere perché ormai per tutti YouTube è diventata una piattaforma dove non puoi essere visto, non puoi crescere, dove ci sono canali più grandi che anche se tu fai un video originale, comunque viene consigliato il video di chi ha più iscritti di te, ed è vero. Però questo stravolgerebbe le carte in tavola soltanto con la monetizzazione di tutti i canali. E cioè tutti i canali, a prescindere dagli iscritti che hanno lo stesso valore da oggi in poi per YouTube. Questa è una teoria, non è detto. Ed è bellissimo, cioè per me che sono un canale piccolo è stupendo, è meraviglioso, però questo può comportare tante cose. Vi faccio un esempio banale. Senza i creator maggiori, e cioè quelli più influenti sulla piattaforma, senza il loro parere dominante, mi viene da pensare che comunque da lì a qualche mese presto risentiremo parlare dell'articolo 13 sotto punti di vista differenti. Ovviamente gli cambierebbero il nome, non utilizzerebbero lo stesso nome, forse. Oppure sì, a dispetto, io utilizzerei lo stesso nome. Però a quel punto vi potete lamentare finché volete di non fare più video per la piattaforma, di non fare più le cose. È perché a quel punto a YouTube non importerebbe più. Per ogni canale di 100 milioni di iscritti ci sarebbero 100 milioni di canali piccoli con i loro video piccoli che comunque mandano il guadagno a YouTube, la pubblicità. E quindi niente, voi diventereste delle gocce d'acqua esattamente come tutti gli altri. L'unico pubblico che si può gestire è quello affezionato, quello fidelizzato, se lo vogliamo definire tale. Però là molti creator si ritroverebbero a dover parlare con i propri fan, a dover parlare con la propria nicchia e quindi a smascherare il fatto che se da quel momento in poi gli danno importanza, evidenziano il fatto che prima li ignoravano. E quindi verranno a galla tante piccole cose divertenti. È interessante. Indirettamente questa cosa rimescola tutte le carte e riavvia il social network vero e proprio, e cioè lo fa partire con nuovi presupposti e quindi diventa di nuovo accessibile a tutti. Io penso che questa scelta possa accadere con una percentuale maggiore perché ultimamente, secondo i miei studi dilettantistici, a livello hobbistico, letteralmente, mi piace studiare i social, mi piace studiare le cose, poi magari brevetto qualcosa qui e là per crearmi un cuscino qualora dovessi cadere, ma non ne traggo guadagno. E quindi un domani non vi venderò un prodotto dedicato a questo. È semplicemente una chiacchierata. Voglio fare un video perché se queste cose accadono, c'è la dimostrazione video che lo avevo previsto, poi sono anche un canale piccolo e quindi darei più credito al mio ragionamento e quindi al mio impegno sulla piattaforma. Qualora non dovesse accadere, sono un canale piccolo, hanno ragione quelli grandi, i piccoli non ne capiscono niente, quindi non posso perdere sostanzialmente. Andando avanti su questo ragionamento e stringendo un po' i tempi, anche perché non posso divulgarmi, sono studi, qualora dovessero accadere, lo ripeto, sono delle invenzioni che comunque non renderei pubbliche, le utilizzerei a mio vantaggio. Questo rimescola tutte le carte del social che ultimamente si è trovato a dover dare ascolto a creator che hanno iniziato ad abbandonare YouTube, hanno sostanzialmente abbandonato la piattaforma. Arrivano, creano un video al mese, sponsorizzato anche, quindi pagato fior fior di soldi da aziende terze, e quindi si stanno dedicando alla creazione di video che possano piacere alla maggior parte delle persone, pubblicando di meno e guadagnando di più sostanzialmente, perché
se devo creare un video alla settimana, un video al giorno, mi richiede del tempo. Se invece posso creare un video a settimana e avere comunque dei guadagni accettabili, se non alti, è meglio, no? È ottimizzato. E quindi si ritroverebbero a dover creare di più e si ritroverebbero anche con tantissima concorrenza, perché a quel punto tutti i video potrebbero essere consigliati e non è più scontato che appaiano i grandi in alto. Ed è qualcosa di meraviglioso perché, tipo, con l'arrivo di altri social, ma anche di Instagram, di TikTok, TikTok è quello più recente, e vorrei dire giusto due parole. Tutti i social che iniziano si ritrovano a non avere un inquadramento etico, va, di leggi, ad avere il family friendly, prima o poi ce l'avranno tutti. Però diciamo che quando iniziano, c'è un tempo burocratico per i controlli e quindi ognuno fa i cavoli suoi. Ed è normale attrarre l'attenzione. Niente, gli do molto più credito a YouTube. Spero che qualcosa del genere accada. Sarebbe meraviglioso, soprattutto per chi crea contenuti originali, il fatto delle royalty, il poter registrare il proprio brand e quindi non avere più il timore che qualcuno ti copi l'idea originale, cosa che ormai accade all'ordine del giorno. Cioè, tra i primi consigli che io darei ad un creator che inizia oggi è: se hai idee che non esistono, non le fare quando sei piccolo. A me è capitato con 30 iscritti che un video mi venisse copiato da uno che ne aveva 400.000 senza darmi crediti e senza darmi niente. Poi l'intelligentone lo ha fatto su un video dove c'è scritto inedito, quindi c'era un brevetto e YouTube tempestivamente strike e rimozione del video. Anche se avrei potuto prendermi la monetizzazione su quel video. Vabbè, quello comunque potrebbe essere un'espansione, un'estensione, e cioè l'eliminazione totale di tutti i canali che si occupano di terzi, cioè di tutti i canali che usano la creazione di terze parti per poter creare i propri video. Basti immaginare i commentary, basti immaginare quelle persone che mettono i video di altri creator, bloccano ogni 3 secondi per non avere il copyright e poi lo commentano. E quelli sarebbero video non originali, che hanno comunque un grosso seguito, ma che comunque non sono originali. Cioè non c'è creatività dietro quel genere di video, non c'è l'impressione, reagisco a... è impossibile che la tua reazione è quella, a meno che non riesci a pensare una frase ogni 3 secondi, che premi la barra spaziatrice. E quei canali sarebbero fortemente penalizzati da questa scelta, da questa gestione di YouTube. Mi viene da dire quasi eliminati dalla piattaforma, il che darebbe credito, atto a persone con inventiva di creare contenuti originali, di poter emergere molto più facilmente, perché se non hai la concorrenza di chi prende video ad alto potenziale, come quando fanno delle serie televisive e quant'altro. E immaginate quanto spazio si libererebbe se non ci fossero quelle persone. Inoltre, avendo una royalty e potendo registrare il proprio brand, non ci sarebbero più canali di flame o insulti o di persone che ti fanno una battuta e te la prendi. Se rispondi male vuol dire che non sei maturo perché te la sei presa. Se rispondi bene sei intelligente, ma comunque si sono creati un video alle tue spalle. E quindi la brand identity sarebbe molto più tutelata su YouTube e quindi sarebbe un incentivo superiore a creare contenuti originali. E questo mi affascina un casino e vorrei sapere da voi cosa ne pensate. Lasciatemi un commento qui sotto, non prendetevela con me, sono solo pareri che per ora non hanno credito, non hanno senso, però mi viene da pensare che può essere uno sviluppo plausibile. Quindi ditemi la vostra, ditemi cosa ne pensate sulla monetizzazione di tutti i video, ditemi i vostri complotti, maneggi e quant'altro. E noi ci rivediamo presto con un altro video, sempre qui su Mixtube e sempre qui con Ryzen. Ciao!